ragazzi, buongiorno e buon martedì, sono le ore 11:15 e io sono sveglio dalle 8:30 circa. Sono andato a letto tardi ieri sera non perché non volessi, ma in realtà perché non riuscivo a dormire. A 00:15 ho finito la live, come d'accordo, io fino a mezzanotte faccio live, poi basta, massimo 00:30 e poi non sono riuscito a dormire, cioè ho portato fuori il cane e nel momento in cui ho portato fuori il cane mi è passata la stanchezza e mi sono messo a guardare un film, cosa sbagliatissima, dovevo comunque andare a letto e fregarmene. Allora, ho ripensato ieri sera e stamattina a diverse cose. Intanto non conta che ora mi metto a fare allenamento, ma conta che lo faccia mezz'ora la mattina, poi il resto della giornata lo faccio mentre faccio live. Ho pensato che gli obiettivi che mi sono dato ieri sono buoni e li voglio portare a termine fino in fondo. Ho ripensato ai vostri suggerimenti su Instagram, Facebook, Whatsapp. A proposito, Stefano, grazie mille per il video di ieri dove mi hai spiegato su Whatsapp, mi hai spiegato come fare l'esercizio, quello qua. Io ho la tendenza di tenere le braccia leggermente aperte, ho capito che devo tenere così, spero che si veda bene che sono chiuse nel modo corretto, ok? E questo movimento qua, cioè deve essere più vicino i gomiti alle spalle, va benissimo, perfetto, adesso devo essere in linea possibile. Ottimo, allora comincerò da subito a fare quello che volevo fare, ovvero tot addominali, tot addominali, tot flessioni sulle ginocchia e tot esercizi giornalieri. Cominciamo subito, direi, con gli addominali. Ne farò, ho scoperto di poterne fare molti più di 10, già ieri l'ho scoperto. Interessante. Ne farò subito 15, ok? Una serie da 15, poi 5 crunch o 10, no, 5 crunch separati da 5 crunch. Come farò le serie? Ne farò 15 velocemente, ok? Andando il meno possibile giù con la schiena a toccare il tappetino. Tra le altre devo ordinare il tappetino, no, è proprio vero. E poi 20 secondi di recupero e basta, 5 crunch veloci, 20 secondi di recupero, altri 15 addominali veloci. Dopodiché passerò ai piegamenti sulle braccia, dove li farò tutti quanti con le ginocchia piegate, cioè quelli con le appoggiate sulle ginocchia. Ne farò 15, poi un riposo non di 20 secondi ma di 15 secondi e di nuovo altri 15 piegamenti sulle braccia, per poi passare agli esercizi per i bicipiti, le spalle, i tricipiti eccetera. A breve potrò tornare anche a fare squat, il che sarà una cosa molto positiva. Attualmente purtroppo ho un problema alla caviglia destra e non riesco a chinarmi moltissimo e ho ancora un problema al tendine d'Achille sinistro. Però vabbè, direi ragazzi che si può cominciare. La vostra musica c'è, la mia no perché dicevo di fare senza musica, che se ne frega. Non è proprio vero, mi sono dimenticato di mettere in carica le cuffie, cosa che faccio subito. Io mi dimentico di avere un bel po' di cavi appresso per poter fare queste cose. Questo qui è lunghissimo, non posso attaccarci l'action cam per svariate ragioni, diciamo che non si collega molto bene. Metti in carica le cuffie così magari domani sono pronte. Ecco fatto, ok, ma non so, ok perfetto. Io direi di cominciare subito con gli addominali, quindi abbassiamo la cam, quello che basta per riprendere bene lì, un po' di più magari, oppure porto più avanti, no, un po' di più, appena appena, così, perfetto. E cominciamo subito a fare 15 addominali, poi 20 secondi di recupero, 5 crunch, 20 secondi di recupero e 15 addominali, tutti fatti velocemente. Allora andiamo subito tra le altre, sono sveglio da 2 ore e 20 minuti e ho consumato 560 calorie, tenendo presente che questa mattina come colazione ho bevuto 2 etti e mezzo di latte e 50 grammi di caffè con circa 33 grammi di pane, non ho mangiato nient'altro e questo l'ho mangiato all'8:30. Diciamo che sono ben entro vabbè, cominciamo dai, 15 fatti velocemente, così, guardate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5. Ok, metti sicuro di recupero, ragazzi, dopodiché 5 crunch veloci e 10 secondi di recupero. No, 10 secondi di recupero tra un crunch e il coso, e altri 15. Dopodiché go con le flessioni, con i piegamenti sulle braccia. Ok, perfetto. 5 crunch eseguiti molto velocemente. 1, 2, 3, 4, 5, 10 secondi di recupero. Mi raccomando, respirate ad ogni recupero, recuperate il fiato. 15 addominali veloci. Io, per aiutarmi, visto che tendo a scivolare, metto i miei piedi sotto una scatola sotto il letto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 secondi e poi 5 crunch. Non è facile. Cos'è quella roba che c'è lì? No, dopo guardo. Non è facile, ragazzi, fare così, eh? 3, 2, 1, boom. Mi raccomando, ragazzi, ricordatevi sempre di respirare. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Adesso 10 secondi di recupero, non sto neanche lì ad accendere, perché sono quello che mi servono per sistemarmi la postazione per fare i piegamenti sulle braccia. Andiamo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 20 secondi di recupero, poi altri 15. E mi sono soffiato il naso prima. La cazzo di sinusite mimi. Cercate di riprendere fiato tra una serie e l'altra, stando più dritti possibile con la schiena, con il corpo, in modo, magari con le spalle indietro, messi così, o fate addirittura questo esercizio. In modo da incanalare più ossigeno possibile. Ok, altre 15. Mi raccomando, ragazzi, dovete, quando state così, stringete bene i glutei e i polpacci. Io sto già facendo quelle intermedie. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ho smesso di respirare, 10, 1, 2, merda, 3, 4, 5, ok, ci siamo. Certo che farli così velocemente da subito È veramente pesante, è veramente dura, però ci sono riuscito, ragazzi. Grazie ancora a Stefano e ovviamente a tutti quanti voi che mi avete dato molti suggerimenti veramente buoni. Adesso comincio subito a fare l'esercizio che ieri Stefano mi ha corretto. Devo fare un po' così con la canna. Ecco fatto. Ieri Stefano mi ha corretto l'esercizio, grazie mille. Adesso posso finalmente farlo nel modo giusto. Quindi il peso questo qui mi servirà per i bicipiti, lo metto già di qua, già carico per quello che deve essere, e tolgo il peso da, il peso da questo e facciamo. Quanto vorrei poter fare questo esercizio qua che mi sto accingendo a fare adesso già con i pesi al massimo, quindi già con tutti i 10 kg sopra. Invece dovrò togliere per forza ben 4 kg dei 10. E vabbè, dai, devo ricordarmi soprattutto di non fare un certo movimento che faccio col polso a fine esercizio, perché il ritorno, il rientro dell'esercizio quando si è finito, farò due serie con da 5, anzi 3 serie da 5 con un ritorno di 20 secondi. Allora, quando io rientro da questa posizione a questa, tendo a ruotare il polso, è sbagliato. Devo prendere, portarlo giù e fare così. Non ruotare il polso. Grazie Stefano anche per questo. Alzo un po' la camera perché devo riprendere bene l'esercizio che sto facendo. Perfetto, così va bene. Spero che i gomiti si vedano bene, messi nel posto, nel modo giusto. Ok, 5, 1, 2, 3, 4, 5, così. Ok, 10 secondi di recupero, farò 3 serie, ok, 4, 3, 1, 0, pausa, si ricomincia. Cambiate la posizione ogni serie, ho notato e ho chiesto anche a un esperto che prima l'ho fatta così con la mano destra e la mano sinistra sotto, se adesso lo faccio così, questa parte qua verrà un po' più sforzata. Ok, pronti? 1, 2, 3, 4, 5, 10 secondi di recupero. Ne ho fatti 20 per sbaglio. Ah no, perché mi so 20 secondi. Che retarda. Dovevo metterlo a 30. Vabbè dai, devo fare altri due esercizi. Va bene così. Devo ricordarmi che a 10 secondi devo stoppare. Ok. Ho fatto 10 secondi di recupero. Vai! Uno, due, tre, quattro, cinque. Bene ragazzi, mentre mi riposo adesso da questo esercizio, rimetto su i pesi e mi accingo a fare le aperture laterali, quelle farò sempre, mi servono per il petto e le spalle, le aperture laterali, quelle che faccio così da sdraiato, e poi i bicipiti. Dopodiché si ritorna a fare un poco di altre addominali e altre flessioni. Questa volta di flessioni, visto che comunque sia ho delle difficoltà ragazzi per via del rachide cervicale e di altre cose che ho, questa volta di piegamenti sulle braccia ne farò solo due serie da 5 da 10 e non due da 15, perché mi conviene rallentare un po'. Ne farò comunque sempre all'inizio 2 da 15 e poi 2 da 10. L'ideale è riuscire entro, diciamo, la fine del mese arrivare a farne di queste qua con le ginocchia alzate, con le gambe alzate, sposato sulle ginocchia, di farne di seguito almeno 30, perché se ne facessi di seguito 30 senza fermarmi vorrebbe dire che riuscirei a farne circa 15-20 di quelle normali, ed è positivo. Abbassiamo un po' la cam, non tantissimo perché devo riprendere un po' di più, così va meglio. Sì, dai. Che poi un po' colpa dell'angolazione della camera. Ok, anche qua farò, accidenti, farò 5 ripetizioni per 3 volte. 1 2 3 4 5. Ok, 10 secondi di recupero e poi altre 5. Preferisco fare più ripetizioni con più pesi, però cioè scusa, più volte ripetizioni con più pesi piuttosto che farne 10 o 15 con solo 8 kg. 1 2 3 4 5. Ok, altri 10 secondi di recupero. 5 4 2 1. Ricordatevi sempre di respirare durante un recupero, un altro, mi raccomando, respirare è la parte più importante. 1 2 3 4 5. Ok, perfetto, 10 secondi di recupero, poi mi sdraio e go apertura. Vabbè, non gli ho tita pazienza. Ok, 5 ripetizioni con 10 secondi di recupero. Cioè scusate, sì, faccio 5 ripetizioni, quindi 3 serie. 1 2 3 4 5. Ok, perfetto, 10 secondi di recupero, poi quelle più larghe e poi quelle ultime. Queste sono le 3 serie che faccio e poi si torna giù per gli addominali e i piegamenti. In realtà di questo esercizio qua, ragazzi, ne potrei fare molti di più di ripetizioni. Cioè potrei fare, come ho fatto ieri, potrei fare 10 o 15, forse potrei anche arrivare a 20, ma ripeto, preferisco fare più serie con più pesi e più ripetizioni, cioè e meno ripetizioni, piuttosto che fare tante più ripetizioni, meno serie, o fare più serie con più ripetizioni e meno pesi. Ultima, ma non ultima. 1 2 3 4 5. Ok, 10 secondi di recupero, nel mentre sistemo i pesi, sistemo questa fare qua, come si chiama lì, la panca, e mi accingo. Perfetto, rimetto giù il tappetino e mi accingo a fare il resto. Tappetino giù, abbasso un po' di più la cam perché si è un po' messa male. Vai subito con, come prima, addominali con 10 secondi di recupero, perché ogni volta aumenterò la difficoltà, ragazzi. Alla fine Quando farò le parti finali, che sono queste qui che vedete adesso, ok, un attimo che abbasso un po' di più, e sono quelle che vedete adesso, in cui farò 3 ripetizioni da 15, i secondi di recupero tra una e l'altra saranno meno, saranno 10, non 20, e quindi la difficoltà aumenta, e i secondi di recupero con i crunch saranno 10, saranno 5, ok, dai, go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 10 secondi di recupero, ok, go, altri 15, ah no, i 5 crunch, giusto, 1, 2, 3, 4, 5, ok, adesso 5 secondi di recupero, 4, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 5, 10, mi sembra messa male la coda dei pantaloni, qua dietro, ok, la coda mi si storge sempre sta a fare, mica possibile, crunch, 5 secondi di recupero, ok, altri 15, madonna, mi sento morto ragazzi, quando sono arrivato ragazzi vi giuro che quando adesso sono arrivato a 8 dentro di me mi stavo già dicendo basta, non ce la fai più, fermati. E invece come avete visto non ho mollato, ho continuato perché ragazzi questo è il modo giusto di fare. Bisogna continuare e continuare. Non ho stato bene sta a fare. Ecco fatto. Go. Dai. Questa volta però non l'intermedio ma quelli più difficili. Come vedete ho avvicinato le mani. Qui però ho il corpo storto, così va bene. Ragazzi, go. Uno, due, tre, quattro, madonna, cinque, sei. Ok ragazzi, ci siamo. Bene, ottimo direi. E adesso mi aspetta la cosa più difficile. Ne faccio 5 come chiusura di piegamenti sulle braccia, ma quelli completi. I am a little big trouble now. And then ok. I think I can do it. I can endure it. Go guys, go Bayern. So only 5. Uno. Due. Su, avanti, Baio, su! No, niente ragazzi, niente. Su serio, non ce la faccio. Vabbè, dai! È comunque un buon risultato per me. Un ottimo risultato. E vabbè ragazzi, ci ho provato fino in fondo a fare anche gli ultimi 5, ne ho fatti 3. Dai, per me è un ottimissimo risultato ragazzi, perché non ho mollato. Allora, di nuovo vi ringrazio tutti quanti, di nuovo come sempre vi invito a venire in live da me su Twitch da circa le 3, 3 e mezza fino a circa le 6 e mezza, 7 tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dove farò, quando giocherò a Fortnite, farò mezz'ora di gioco con voi e mezz'ora di allenamento. Quando giocherò a Valorant o ad altri giochi, a ogni partita vinta farò 10 crunch addominali. Ad ogni partita persa farò 15 addominali completi. Come ho fatto ieri, come ho fatto l'altro ieri. Quindi ragazzi venite a seguirmi su YouTube, su Instagram e Facebook per essere aggiornati di tutto quello che succede, su YouTube per questi video e su Twitch per le mie live di gaming e di allenamento. Vieni, faccio salutare. Vieni qua. Vieni qui. Ciao. Aspetta, guardali in alto e di ciao. Ciao. Vieni qui, ti prendo su. Uno, due, saluta. Ciao. Dai un bacino. Dai. Sei rimasto usato? Quello? No. Ho fatto tutti i compiti. Va bene, sto registrando un secondo. No, vieni qua Francesco, vieni, fai ancora, vieni, fai ancora. Aspetta. Vai, saluta. Ciao. Yeah. Dai Francesco, dai pugnetti a pa sulla pancia, dai. Qua. Io butto qua. Dai. No, pugnetti. No, sputo fuoco. Ah, sputi fuoco? Da quando? Sì. Boa! Ah! Ragazzi, ci vediamo. Saluta ancora Francesco. Ciao! Ragazzi, ci vediamo oggi in live. E mi raccomando, mai arrendersi, mai mollare e lottare sempre. Ciao ciao!